Il coordinamento della campagna Mettiamoci in gioco Calabria e le fondazioni antiusura di Cassano allo Ionio, Cosenza, Catanzaro, Crotone e Lamezia Terme lanciano l'allarme e uniscono la propria voce a quella della Consulta nazionale antiusura San Giovanni Paolo II. È importante puntare l'attenzione pubblica e politica sulla gravità delle norme che riguardano il gioco d'azzardo, presenti nel testo della legge di bilancio bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato. Fanno sapere dai coordinamenti nazionali anche i provvedimenti presenti in questa manovra sembrano confermare la subordinazione dei governi agli interessi della lobby dell'azzardo, senza curarsi dei diritti e delle esigenze dei cittadini, ma nemmeno degli interessi dello Stato. La situazione è allarmante, sottolineano, dalla Calabria e inoltre si rischia di peggiorare perché dalla proposta fatta dal governo rischiano di essere cancellati i progetti che in ogni ASP della Calabria stanno attuando interventi di cura e prevenzione territoriale per contrastare la diffusione dei giocatori problematici che erano finanziati appunto con il fondo dei 50 milioni. Il portavoce della campagna Mettiamoci in gioco e le fondazioni antiusura della Regione Calabria, impegnate sul campo e proprio per questo sentinelle di una situazione sottovalutata dalle varie istituzioni, sia nazionali che locali, dicono che i giocatori patologici sono in continua crescita, ma con questo clima si rischia ancora di più di abbassare il livello di consapevolezza individuale e collettivo del fenomeno.